Crisi e pioggia, un binomio esplosivo che ha messo in ginocchio le imprese balneari italiane, con cali record delle presenze fino al 70% in meno rispetto al 2013. A lanciare l'allarme è il sindacato italiano balneari, che stima una perdita di 400 milioni di euro. Almeno 50.000 lavoratori giornalieri sono rimasti a casa. Ma le nere, con una media approssimativa dei cali attorno al 40%, alcune delle regioni di punta del settore, cioè Campania, Marche, Liguria e Toscana. Male anche Abruzzo, con cali del 40%, e Lazio del 30%. E la debacle colpisce tutta la filiera del turismo. Meno clienti al mare si traduce in ristoranti con tavoli vuoti, alberghi che devono fare i conti con camere libere, negozi con merce in venduta, ma anche personale giornaliero a chiamata che nei weekend funestati da pioggia, vento e basse temperature è rimasto a casa. Non ci resta che confidare in agosto, ha detto Riccardo Borgo, presidente del SIB. Se è vero che continua ad essere il mese preferito dagli italiani per le vacanze e se anche Madre Natura fosse dalla nostra parte, si potrebbero limitare le perdite della stagione estiva 2014, che in ogni caso si chiuderà con un pesante passivo.